Ciao a tutti, eccoci con l'ultimo appuntamento di marzo con Danza con Gio. Oggi si va a parlare di un argomento che secondo me interesserà tantissimi di voi. Cosa si può fare nel futuro di un appassionato di danza? Argomento che comunque risulta un po' fumoso, infatti spero di non risultare fumosa anch'io nel dare informazioni. Penso di essere relativamente competente in materia, ma ovviamente non prendete tutto quello che dico per verità assoluta, andatevi ad informare, io vi darò solamente qualche spunto per come muovervi appunto in una situazione nel quale siete appassionati di danza, ma volendo fare della danza il vostro futuro non sapete bene in che direzione muovervi. Prima o poi comunque ogni appassionato di danza, se veramente la danza è la vostra passione, si pone questa solenne domanda: cosa farò del mio futuro e voglio assolutamente che la danza faccia parte del mio futuro? E la risposta sembra essere abbastanza immediata, o forse no, sono qua per fare un po' di chiarezza, ecco, nei limiti del caso. La cosa comunque più difficile di tutte è sapere come muoversi, appunto. Voglio cercare di indirizzarvi verso la strada più corretta per coronare il vostro sogno con la danza. Se scegliete di intraprendere una carriera artistica, quindi che sia l'insegnante di danza o il ballerino, il suggerimento più spassionato che vi posso dare è quello di intraprendere parallelamente allo studio della danza e al percorso formativo che scegliete anche un percorso alternativo che vada a indirizzarvi in un altro ambito. Questo perché non è per cattiveria, il mondo della danza purtroppo in Italia è una carriera comunque molto breve. Se si sceglie di fare l'insegnante di danza, comunque bisogna tenere conto di periodi di fermo. È una carriera difficile da fare per sopravvivere, ecco, non è il lavoro più semplice da mantenere come unico lavoro della propria vita, e bisogna far fronte a anche delle difficoltà, delle emergenze, a entrate basate solamente sulla frequentazione della propria scuola, ed è chiaro che bisogna essere bravi in questo lavoro e bisogna essere portati in questo lavoro per avere successo. Nel caso del ballerino invece si tratta proprio di una questione di età. Il ballerino professionista può danzare tantissimi anni, chiaro, e sicuramente può investire nella danza gran parte della sua vita, ma allo stesso tempo deve tenere conto dell'età biologica. Di conseguenza non può dare per scontato che essendo stato un bravo ballerino in un futuro potrà diventare un bravo insegnante. Magari non ha l'indole adatta per fare l'insegnante e di conseguenza potrebbe essere il caso di procedere verso un'altra direzione. Per questo ho parlato tantissimo, ma comunque il succo della questione è: diventate bravi non solo nella danza, ma anche in un altro ambito. In questa maniera avrete sempre una scialuppa di salvataggio in caso di emergenza. Passiamo ora alle tre macro opzioni che vi posso dare nel caso siate appassionati di danza, e per questo dovete prima di tutto farvi la domanda: sono appassionato di danza, in quale quantità, e se avete delle skills particolari che potete condividere con il resto del mondo della danza, appunto. La prima risposta che vi potreste dare è: sono un appassionato di danza, ma non al punto da farne il lavoro della mia vita. Però voglio continuare a studiare e voglio rimanere legato alla mia scuola di appartenenza. Chiaramente si crea durante la frequentazione di una scuola di danza un legame indissolubile, nel caso tu sia un appassionato di danza molto forte, di quelli che frequentano tantissimo, che si rendono disponibili per tante cose, e probabilmente vorrai fare questo per il resto della tua vita. Vorrai comunque rimanere nell'ambito della danza, magari ti sei reso conto che non hai delle capacità fisiche adatte a diventare un ballerino, oppure delle capacità pedagogiche per diventare un insegnante, ti interessa però comunque rimanere nell'ambito della danza. Ebbene, ti dirò una notizia: ogni scuola di danza che si rispetti non ha bisogno solamente di bravi insegnanti e di bravi ballerini, ma anche di altre figure professionali che possono comunque essere utili e che vanno completamente fuori dall'argomento danza, ma che comunque possono servire in una scuola di danza: commercialisti, help desk, sarti, make-up artist, parrucchieri, organizzatori di eventi, scenografi, anche negozi di danza, perché no? Perché non aprire un negozio di danza? In ogni caso, io penso che la scuola di appartenenza, se tu sei veramente una di quelle persone appassionate che si è sempre dimostrato presente, sicuramente la scuola di danza farà riferimento a te, o perlomeno ti prenderà in considerazione. Se ce ne sarà bisogno, sicuramente sarai uno dei primi a cui si rivolgerà. La seconda opzione è: mi piacciono molto i bambini, vedo che i bambini con me hanno un gran feeling, non ho capacità fisiche adatte a fare il ballerino, la danza è la mia vita, voglio fare della danza il lavoro della mia vita.
La scelta migliore è ovviamente intraprendere un percorso di insegnamento, però attenzione, non è un percorso facile e parlo per esperienza. Non è un percorso facile per i motivi sopracitati all'inizio del video, ma soprattutto non è così facile diventare un insegnante dal nulla, passatemi il termine. Ad oggi bisogna per forza ottenere una qualifica di istruttore tecnico specializzato di un certo livello per poter insegnare danza, addirittura aprire la propria scuola. Aprire la propria scuola personalmente è una cosa bellissima, ve lo assicuro, ma è anche un grandissimo investimento, quindi io ve lo suggerisco se siete fortemente convinti di questo sogno, se avete le possibilità fatelo, ma se vivete un momento nel quale le vostre entrate economiche sono affidate un po' al caso, vi consiglio di specializzarvi e poi diventare degli insegnanti freelance. Insegnando in altre realtà non avrete questa grossissima responsabilità di dover gestire un'intera scuola con tutti i suoi pro e i contro. Se ci riuscite, vi stringo la mano da distanza. Detto ciò, voglio fare l'insegnante. Sappiate che è una cosa che si deve decidere comunque almeno durante le scuole superiori. A quel punto tu devi avere più o meno chiaro che vuoi fare di quello il lavoro della tua vita. Durante le superiori o anche prima puoi per esempio cominciare chiedendo ai tuoi insegnanti, gli insegnanti che ti hanno cresciuto con la loro danza, di poter seguire anche le loro lezioni con i corsi base, con i corsi dei più piccoli, che sembrano i corsi più facili a cui insegnare, ma non lo sono assolutamente. E quindi seguire come assistente, anche solo assistente di spogliatoio e stare in aula, vedere come l'insegnante si approccia alla classe e quant'altro può essere un buonissimo punto di partenza, ve lo assicuro, e inoltre darete una mano a chi è appassionato a questa fantastica disciplina. Finite le superiori, non prima, perché prima, da quello che ne so, non ci sono corsi di specializzazione, potete scegliere un corso appunto di formazione per insegnanti della disciplina che preferite, di discipline di danza, ce ne sono tantissime. Ci sono corsi di specializzazione ormai per qualunque tipo di disciplina, ma attenzione, devono essere dei corsi riconosciuti sul territorio nazionale. Se voi siete in Italia, ad oggi bisogna avere una qualifica riconosciuta dal CONI, e di qualifiche ce n'è veramente tantissime, basta aprire Google, ne trovi tantissime, ma attenzione a non farvi fregare da corsi farlocchi. State molto attenti, informatevi bene con anche altri colleghi, magari che hanno fatto lo stesso percorso, e affidatevi anche magari al vostro insegnante di danza, che sicuramente ne saprà di più di voi. Una volta finito questo percorso, ma anche prima, anche durante, anche perché se è un percorso che vale, dovrebbero tenere conto di un tirocinio che tu fai presso una scuola di danza, potete cominciare a mandare in giro curriculum e proporvi come insegnanti, e anzi forse è il caso di iniziare proprio dalla vostra scuola di appartenenza. Chiedete magari di affidarvi un piccolo corso, oppure di darvi la possibilità di mettervi in gioco all'interno di una classe vera, fisica, con delle persone davanti, in modo da cominciare a farvi un'idea di come potete lavorare. Una volta finito questo percorso, io personalmente, per come lavoro io, mi creerei una sorta di lezione format, di lezione basico, da modificare all'occorrenza in base al corso che mi viene affidato. Comincerei poi a mandare curriculum, una volta finito il percorso di formazione, a manetta, proprio come cercando un lavoro qualunque, e il resto della prassi è sempre comunque lo stesso. Quello che vi suggerisco io è di accontentarvi per cominciare. Non potete pretendere, una volta finito il corso di formazione, di trovare subito la scuola ideale, gli allievi ideali. Gli allievi comunque diventano bravi nel momento in cui ve li create voi. Non potete pretendere che una scuola di danza vi affidi un corso dei più avanzati, con il quale potete spaziare, fare coreografie meravigliose, perché è veramente una possibilità molto remota. Cosa fondamentale per il quale potrebbe crollare tutto questo punto è se vedete che non avete feeling con le varie fasce d'età, ma in particolare con i bambini, non intraprendete questa carriera, perché è una carriera destinata a diventare un fuoco di paglia. Il terzo punto è quello che probabilmente stavate aspettando dall'inizio del video. Sono un appassionato di danza. L'insegnante e altri insegnanti che ho frequentato tramite stage e varie cose mi hanno notato come qualità fisiche, mnemoniche, come indole, e voglio fare il ballerino. Fatta la premessa, comunque, prima di decidere una cosa del genere, è chiaro che dei professionisti devono notarvi e farvi notare quanto siete bravi, quanto siete belli e quanto
data la vostra testa e le vostre capacità, potete provare a cimentarvi in questa cosa. Io consiglio questa carriera ai forti di cuore perché comunque è una carriera che è destinata a ricevere numerosi fallimenti. Dovete mettere in conto che fallirete tante volte, che non ci sono così tante possibilità di lavorare come ballerini professionisti, che purtroppo non in tutti i paesi è una carriera che paga abbastanza da poterci vivere e che bisogna essere veramente molto molto bravi e molto molto dotati per poterla fare. Inoltre è un tipo di carriera nel quale bisogna investire da subito, probabilmente già dalle medie, anzi senza probabilmente, continuando a impegnarsi, frequentando un numero di ore quasi a livello agonistico, se non a livello agonistico, fare tanti concorsi, investirci economicamente, a livello di energie, con delle buone basi e con una buona testa, sicuramente da qualche parte si arriva, le possibilità ci sono. Attenzione, non è tutto oro quello che luccica. Nel momento in cui crescete, e con questo dico dai 16 anni in su, perché prima dubito che qualunque compagnia, qualunque accademia seria vi possa prendere, dovete valutare bene che tipo di offerta vi viene fatta. Purtroppo ad oggi ci sono tantissime realtà che promettono delle grosse possibilità lavorative che fondamentalmente poi non ci sono. Attenzione, il direttore di una compagnia, se vi nota anche in un banalissimo saggio di danza, se avete l'età giusta, la testa giusta, le capacità che sta cercando, vi prende subito. È inutile perdere tempo e investire tanti soldi in una cosa che alla fine non ti porta a nulla. Il consiglio che vi posso dare è, se non sapete come muovervi, prima di tutto chiedete ai vostri insegnanti, che vi conoscono meglio di tutti, che vi hanno visto crescere come ballerini e che sicuramente vi possono indirizzare dalla parte giusta in base alle vostre capacità. La seconda cosa è, se invece decidete di provarci da soli, diciamo, informatevi bene sui successi che ha avuto il vostro percorso che avete scelto, che vi intriga, di cui avete visto Open Day e varie cose, e guardate effettivamente chi è uscito da lì, se sta lavorando come ballerino. Questo perché se scegliete di fare il ballerino, dovete scegliere anche un percorso adeguato per diventarlo veramente. Non potete permettervi di investire economicamente e energicamente in un percorso che poi alla fine non vi porta a nulla, che poi magari vi porta dove sareste potuti arrivare prima di intraprendere quel percorso. Quindi fate molta attenzione a questo perché di percorsi fasulli ce n'è veramente tanti, non fatevi ingannare e valutate bene in cosa investire. Con questo dovete anche tenere conto di un grosso rischio che potete correre, perché anche nelle compagnie più affermate purtroppo i momenti di crisi ci sono e quindi non è garantito che, per esempio, se passi l'esame alla Scala e frequenti l'Accademia della Scala, poi sarai un ballerino per sempre. Assolutamente no, bisogna continuamente, estremamente fare sacrifici, investire tanto, tantissimo, investire è la parola chiave di questo tipo di professione. In te stesso, nel tuo corpo, devi prenderti cura di te, devi allenarti continuamente. Questo è quanto. Io vi auguro comunque di avere le capacità per poter intraprendere questo tipo di professione e di avere degli insegnanti bravi che vi possano indirizzare, che vi vogliono indirizzare, anche perché penso che ogni insegnante che vede un talento tra i suoi allievi voglia assolutamente indirizzarlo verso la strada giusta. Se l'insegnante non vi ha notato e voi volete comunque fare i ballerini, fatevi comunque due domande. Se l'insegnante che vi ha visto crescere non vi ha mai fatto notare quanto siete bravi e quanto siete belli e quanto potreste fare questo tipo di professione, non lo so, forse dovete lavorarci ancora un pochettino, forse dovete valutare anche altri tipi di professione. Il mondo della danza non è un mondo facile. Spero di aver fatto chiarezza, di non essere stata troppo fumosa, troppo generica. Comunque, se avete delle richieste particolari, qua sotto nei commenti lo spazio è tutto vostro. Chiedetemi pure e io mi informerò nel caso su quello che mi chiederete, se avete voglia di intraprendere un certo tipo di carriera. Quello che voglio da voi è che ragioniate bene prima di prendere decisioni affrettate, dettate solamente dall'amore per la danza, che è una cosa bellissima che ci accomuna tutti, ma che spesso ci porta a sognare un po' troppo. Dovete cercare di prendere questa passione, questo sogno e di metterlo nella pratica. Qua sotto trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, sostenermi. Qua sotto trovate la mail per le collaborazioni. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e se vi piace questo format, se vi piace questo tipo di video che faccio, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche ogni volta che pubblicherò un video. Noi con Danza con Gio ci vediamo il primo e il terzo lunedì del mese di aprile, mentre il prossimo video sarà l'attesissimo 5 per un autore del 21 marzo. Alla prossima! Bacio, ciao!